qua lo facciamo bello nero buio, perché almeno non si vede quella specie di strumento, quella arma di distruzione di massa che ho in mezzo alle gambe, che non è per dire, ma è un mio vanto. Ciao bellissimi, bentornati, questo è Electric, si scrive Peo, ma si pronuncia e oggi facciamo un altro bel disegno, perché stamattina mi sono alzato e mentre che passeggiavo col cane pensavo: oh, ma se Electric Peo fosse un gigante di Attack on Titan, ma quanto sarebbe figo. E adesso sai che ho detto? Adesso disegno me in versione gigante di Attack on Titan, che mi mangio tante belle personcine, sto popolo di umani che guarda, sarebbe da sterminarli tutti, non tiratelo fuori al contesto, sto scherzando. E tanto per entrare nella parte del gigante, che iniziamo col dire che ho fatto una bellissima foto a me stesso per fare questo disegno. Eccola qua, questa è una foto di riferimento, signori. Innanzitutto qui c'è troppo pavimento, quindi questo lo cancello, tac, questo via, tac, e questo via, tac, così mi occupa meno spazio. Come al solito la metto in alto, e questa è la posizione che io voglio avere da gigante, perché sto accucciato mangiucchiando tante belle persone. E bando alle ciance, iniziamo subito a disegnare Electric Peo in versione gigante, che sarà sicuramente un disegno fantasticherrimo. Iniziamo quindi col disegnare la testa. Adesso faccio un cerchio, ecco, tutorial come disegnare Electric Peo gigante, no? Qui faccio il mento, perché tanto il cranio fronte è quasi dritto, si può dire, dietro fa la sfera. Qui ricordatevi, la fronte di una persona è, c'ha un'inclinazione abbastanza improvvisa, tipo vuom, così, no? Vuom. Ok, così va un po' meglio. E dietro invece un po' più tonda, perché è il cranio. È il cranio. Qui abbiamo il collo con il mio signor pomo d'Adamo, che bello tirato. Iniziamo col fare la spalla, che ricordiamoci sono nudo in quanto gigante, quindi farò risaltare la muscolatura del Peo che sta facendo crossfit. Non so se voi nuovi arrivati lo sapete, ma io un po' che faccio crossfit sono abbastanza pompato ormai. Mica ciaspole, oh, qui mica se scherza. Tutti vogliono toccare e sentire i miei signori pettorali, che ormai sono due pezzi d'acciaio, mica di carne. Anche se la foto è in un'inquadratura diversa, io la voglio fare un pochino più vista di scorcio, in modo che si veda bene anche l'altro braccio, in modo che qui mi si vedano un po' le chiappette, i glutei, che anche quelli non sono messi male, ve lo dico subito. Se volete toccare, mandate un messaggio via mail a Electric Peo, che vi fa toccare i suoi glutei. Mamma mia, che dita strane che ho fatto. Cancelliamole, va, che qui è un bel macello. Forse questa mano deve essere un po' più inclinata, mica lo so. Cerchiamo di beccare bene l'inclinazione della faccia, che è un po' inclinata verso l'alto, un po' angolata. Quindi qui ci sarà il nasino. Voglio sottolineare un po' il sorriso, la gioia mentre che mangia degli umani, fantastico. Mentre che mangio degli umani, perché sono io che sto mangiando gli umani qua. E anche se sono un gigante, io il cappellino lo porto sempre, mica ciaspole, oh. Io sono un gigante grosso, tipo di quelli di tanti metri, che adesso mi ricordo tutte le misure dei giganti. E adesso mi sono mangiato una personcina qua, o almeno qui è rimasto soltanto la parte inferiore del corpo di questa personcina, perché l'altra me la sono mangiata. Qui facciamo che sbuca fuori tipo una manina, e qui ci saranno gli schizzi di sangue. Bleh. Munch. Perché ho dato un morso, non tipo un boccone, ho preso un po' di persone in bocca e ho munciato. Munch, proprio l'onomatopea che si usa per quando dai un bel boccone in inglese. Quindi qua c'è un piede, qui c'è il torso di una persona, qui c'è una mano, qui ci stanno altri piedi, fantastico. Qui facciamo un bel dorsale e un bel... cioè, questo è il dorsale, qui ci sarà il trapezio qui dietro il collo. Ovviamente abbiamo detto prima, i glutei ci sono, il quadricipite. Qua lo facciamo bello nero buio, perché almeno non si vede quella specie di strumento, quella arma di distruzione di massa che ho in mezzo alle gambe, che non è per dire, ma è un mio vanto. Qui il polpaccio. Adesso bisogna disegnare bene i piedini, i piedaini. Quindi qui ci saranno le nocche dei piedaini, da cui potrò far partire le dita piegate. Qua si vede un pochino l'altro anche, il tallone, il malleolo. Siccome io non sono un gigante stupido, no? Qui dietro il collo mi ci metto tipo una casa che ho staccato letteralmente. Infatti qui sarà tipo tutta distrutta. Qua ci saranno le belle finestrelle. Qua ce n'è una aperta che c'è sta il tipo che fa: oh mio Dio! E mi ha legato sulla testa, sul collo, qualcuno mi aiuti! È legato dal collo e alla spalla. Così, buono.
E qua ci sono i tipi di Attack on Titan che mi vogliono ammazzare, ma non ce la fanno perché dicono: oh mio Dio, ma guarda, ha fatto, si è protetto il bastardo. Questo sta qui sopra e poi ne facciamo qualcuno volante qua in giro. Qui ci facciamo una femmina che tipo mi indica e poi dirà: oh, ma avete visto quanto è bello questo gigante? Ma è proprio affascinante. E qui sotto ci facciamo altre persone che scappano. Ci ucciderà tutti, oh mio Dio. Questo sta tipo inginocchiato sul corpo, anzi metà corpo del suo amico, perché non ha più le gambe. Macabro, vero? Qui facciamo schizzi di sangue ovunque. Blep, blep, blep. Un altro che scappa. E secondo me ci siamo. Adesso lo andiamo a ripassare velocemente. E quindi qui metterò una bella musica remixata di Attack on Titan mentre che lo ripasso. Bene bene, eccoci qui. Dunque, è uno dei disegni più belli che abbia mai fatto. E adesso devo colorarlo, ovviamente. Ma prima devo fare una pausa, perché quanto ci ho messo a fare questo disegnuccio così? Quasi un'ora. Quasi un'ora per fare questo disegnuccio. Quindi mi prendo una pausa di 5 minuti e poi riprendo. Spero che vi stia piacendo, perché a me mi sta piacendo moltissimo. Ci faccio una maglietta? Non lo so, ditemelo voi. Per voi saranno passati pochi secondi, per me 10 minuti. Ma adesso bisogna colorare questo gigante affascinante. E ha fatto rima, eh? Quindi iniziamo col definire l'ombra generale. Cerchiamo di fare una cosa abbastanza veloce come al solito, anche se poi ci metterò una vita come sempre, tipico mio. Oh, adesso ci manca solo il sangue. Mettiamo un po' di sangue qua e là e abbiamo finito. Quindi prendiamo un bel rosso, molto scuro. Vediamo se questo mi piace. Qui facciamo una bella esplosione di sangue perché c'è stato il moccicotto. Facciamo la firma col sangue, come se me stesso gigante avesse firmato la sua opera d'arte di sangue. Ed eccolo qua, finitissimo, super soddisfatto. Allora, prima c'è questo che vede la casa lì legata al collo e dice: ma cosa? E quell'altro dice: già, siamo fottuti.
E quest'altra che dice: questo è carino almeno, perché sai, sono un uomo affascinante, e anche una nana nei confronti di me gigante può arrivare alla conclusione che questo è un signor uomo, è affascinante, è un gran figo, e sotto quello che viene mangiato, porca zozza, o più tipo, in realtà lo dice con tono calmo, tipo morso, ciam, porca zozza. Così, subito, se ne rende conto e muore. Sotto qui abbiamo Spider-Man, che anche lui non ce l'ha fatta, e che dice al tipo: puoi tenere le mie gambe se le trovi. E questo è quanto. Oh, Polletti, spero che questo disegno vi sia piaciuto. A me piace un sacco, mi piace tantissimo. Sono un gigante, e sono pure bello, e mi sto mangiando tante belle persone. È magnifico, direi. Quindi chiudiamo questo video ricordandovi che, beh, uno, di seguirmi su Instagram, perché lì pubblico questi bei disegni. Iscriversi al canale Telegram, dove li condivido proprio, li potete scaricare. I link stanno tutti in descrizione. Mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, sempre ricordando che questo è Electric.